Salve a tutti, sono MindGamer04 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a parlare di Wattpad. Finalmente è arrivata la recensione di questo anime e se tutto va bene la prossima settimana arriverà la recensione di Chunibyo. Allora direi subito di cominciare. Wattpad oppure Watashigamotenai no wa de kangaete mo omae ra ga warui. Aiutatemi. Che significa? Dite quel che volete, ma è colpa vostra se sono una sfigata. Grazie Wikipedia. È un manga di Nico Tanagawa. La serie è stata creata dallo studio Silver Link, trasmessa su TV Tokyo e Crunchyroll a partire dell'ottobre 2013, diretto da Shin Onuma, scritto da Takao Yoshioka e con il character design curato da Hideki Furukawa. Grazie di nuovo Wikipedia. La serie è composta da 12 episodi ed è un AV creato grazie al settimo volume del manga. Cominciamo con la trama. La protagonista, di nome Tomoko, è un otaku molto timida e con molta fantasia che dopo le scuole medie credeva di poter diventare popolare, cosa che non succede rimanendo sola. E allora farà di tutto nel tentativo di poter uscire dalla sua situazione, arrivando a commettere atti ridicoli nel tentativo di poter diventare popolare. Come si può ben capire, è un anime piuttosto particolare. Naturalmente si può capire che è un anime comico. La protagonista Tomoko è in una situazione particolarmente sgradevole, però è condizionata dal fatto di essere sola. Tomoko credeva pienamente che appena raggiunto le superiori sarebbe diventata subito popolare, non capendo che per esserlo doveva comunque interagire con le altre persone. Nel corso del tempo, Tomoko proverà sempre più disprezzo nei confronti dei suoi compagni di classe, etichettandoli come gente stupida o inferiore, credendo che fossero loro nel torto, non capendo che il problema fosse proprio lei. Perché, come si può notare chiaramente nella serie, i compagni di Tomoko non sono delle persone che vogliono emarginare, ma Tomoko ha una concezione così brutta delle altre persone che alla fine... E arrivò a pensare addirittura che il problema fossero veramente loro, non capendo che in realtà spesso bisogna farsi un esame di coscienza e che bisogna capire che non sono spesso gli altri il problema e che bisogna affrontare la situazione. Nel corso della serie andremo a conoscere diversi personaggi, come la sua unica amica delle scuole medie di nome Yu, che nell'anime è la rappresentazione del cambiamento e della perfezione per la protagonista, ma che prende anche come punto di riferimento. Poi andremo a conoscere il fratello minore Tomoki, che non vuole avere nulla a che fare con la sorella e che lei disturba continuamente. Poi ci sarà la cugina Ki, che vede come sua cugina come una persona perfetta per tutte le bugie che gli raccontava. Insomma, come potete capire, è un anime più che particolare, che porta le persone a riflettere se ciò che credono sia vero, se ciò che hanno attorno è veramente spazzatura come pensano, o se in realtà siamo noi che dobbiamo cambiare. Tomoko continua a vivere in una circostanza dell'essere una persona per sé perfetta. Tomoko per lei è la perfezione. Per lei Tomoko si vede, come spesso si può notare all'interno della serie, come una persona perfetta, come se lei potesse essere al di sopra di qualsiasi altro, perché lei si vede come una persona leader, si vede come una persona superiore agli altri, quando lei deve capire che di superiore in questo mondo non c'è nessuno, siamo tutti allo stesso livello. Prima di terminare il video direi di parlare un po' dell'aspetto grafico della serie. Non c'è molto da dire, è abbastanza curato, ma nulla di particolarmente eccezionale. Però è comunque gradevole alla visione, nulla di male. C'è un particolare filtro che spesso va sul giallo che mi dava fastidio, troppo giallo. Nella serie si vede praticamente quasi sempre il colore giallo. Però mi sono piaciute molto le scene scolastiche in cui i compagni di classe in secondo piano venivano oscurati, magari rendendoli senza occhi, in modo da non metterli in primo piano, concentrando lo spettatore sulla protagonista. Questo mi è piaciuto veramente tanto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della recensione o se avete visto questo anime. Vi ricordo di lasciare un mi piace,
se no domani avrete una brutta idea dei vostri amici, tanto da sputarli in faccia e non vi conviene, non voglio che diventiate emarginati, e di iscrivervi al canale per altre recensioni. Da Mangamer04 è tutto e ad un prossimo video. Ciao!